Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica del cuore, Love, Love, Love. Siamo all'interno del programma Urban Week e questo è lo spazio dedicato al cuore, alla rubrica dell'amore. Quindi se vi va di scrivere la vostra storia d'amore potete farlo sui nostri social, su urbanweek.it, su Facebook, su Instagram o su Twitter. È semplice. Io mi presento, io sono Mario Mene, faccio il DJ, mi trovate in quasi tutta la Sicilia orientale, che faccio giù e giù e giù per tutta la Sicilia e metto queste musiche particolari d'amore. E proprio l'altro giorno mi parlavano proprio di una storia particolare. Dice, ma Adamo ed Eva si sono amati veramente? Adamo ed Eva, ma non c'era solo Adamo ed Eva, c'era Adamo, Eva e il serpente. Sì, perché succede questa cosa strana, quando succede qualcosa è come nella mela, no? come simbolo, la mela, il peccato, ma il peccato non è fatto da due persone, il discorso è che, poi la mela da chi è che viene aggredita? Dal bruchetto, dal verme, scusate l'espressione, quindi c'è sempre un terzo elemento che entra, in questo caso Adamo, Eva e il serpente, ma il serpente era avente il serpente o era un'altra persona, o è stato qualcuno che nella nostra vita, nella vita di coppia, di due persone, di un uomo, di una donna o di due persone comunque che si amano, arriva il terzo elemento. Arriva perché? Per debolezza, perché evidentemente la coppia non è stabile, c'è qualche non va bene, e allora arriva qualcosa da parte della coppia che è instabile, fa entrare quest'altra terza persona e destabilizza tutto. Perché se pensiamo veramente ad Adamo ed Eva, qual era il motivo per cui Adamo, spinto da Eva, andava lì e gli avevano detto guarda non toccare niente, fai quello che vuoi ma non toccare quella mela. Cioè forse proprio questo fatto di non poterla prendere, per cogliere la mela, gli dava fastidio, ma lui non era un suo desiderio. Si dice che questo desiderio forse sia stata Eva o forse questo serpente, quindi questa terza persona che ci spinge a fare qualcosa che forse a noi non ci va realmente. Quindi anche nella nostra vita di coppia, durante il quotidiano, durante la nostra vita, ma anche se sei fidanzato, sposato o anche se sei single, ci sarà sempre quella tentazione, quella cosa di voler fare quella cosa che noi sappiamo già che non bisogna fare. E quindi se lo sai già che la risposta è negativa, perché lo fai? Perché? Perché tutto questo poi ti porterà un'altra conseguenza, è come un destino, no? Cioè se tu prendi questa strada, prendi questo sentiero e poi ti sposti di lì, no. Se tu già la sai la strada giusta qual è, seguila. Se tu sai che c'è qualcosa di sbagliato, se qualche amico, qualche amica, qualcuno ti dice fai quella cosa, però tu già sai che è sbagliato, no, non va bene questo. Porterà soltanto ad avere problemi in seguito. E questo ce l'ho dalla storia, da Adamo ed Eva, vediamo che se siamo qui e stiamo qui, stiamo bene, cioè almeno io sto benissimo. Gioisco di tutto quello che mi circonda, però non va bene perché potevamo stare forse in una situazione meglio di come siamo adesso. Comunque io ringrazio sempre tutti quanti voi per tutte le lettere che mi mandate e per tutto quello che fate. Ci vediamo in giro in qualche locale, in qualche discoteca oppure l'appuntamento è alla prossima di Urban Week. Wow! To be mine.